un segnale importante. Letta aveva dato un'indicazione molto chiara sulla parità di genere nei vertici e i gruppi hanno giustamente assecondato l'indicazione di Letta, ma al tempo stesso hanno scelto loro in grande autonomia, dimostrando ancora una volta che forse siamo l'unico partito democratico davvero al proprio interno. Il punto vero è che quando si scelgono le leadership, in questo caso del gruppo, in altri casi del partito, bisogna avere la capacità poi il giorno dopo di rispettarla tutti, altrimenti passa l'idea che gli unici partiti che funzionano in Italia sono i partiti leaderistici o peggio ancora personali. Senta, ieri Boccia ha parlato di un partito dove è incrostato il maschilismo, non solo il partito, dice tutta Italia, e oggi anche Letta ha ripreso questa cosa. Quando si supererà questa idea di maschilismo all'interno del Partito Democratico? Sicuramente nel nostro paese c'è un retroterra culturale maschilista che facciamo fatica a toglierci di dosso. E questo vale anche per il Partito Democratico, che però è il partito che più di altri sta combattendo questa cultura e che più di altri si sta battendo per la parità di genere. Fa bene Letta sottolineare questo aspetto, perché spesso e volentieri parliamo del nostro paese sperando che diventi sempre più un paese moderno all'avanguardia. Ecco, se vogliamo essere moderni all'avanguardia, il tema della parità di genere deve essere un elemento comune di battaglia di tutti, a partire dagli uomini.